L'attività di lobbying è indice di democrazia. Un sistema in cui si fa lobbying è un sistema democratico. In Corea del Nord le lobby sono vietate. In Corea del Nord. In Russia le lobby sono vietate. In Cina le lobby sono vietate. In Iran, in Pakistan le lobby sono vietate. Come si fa attività di lobbying? Cioè, che vuol dire fare lobbying? Ipotizziamo che a casa sua, nel suo quartiere dove lei vive, vogliono realizzare un centro commerciale, si organizzeranno dei comitati civici di cittadini che si opporranno alla realizzazione del centro commerciale. Questa è già una lobby. Contrapposto a questo interesse ci sarà la lobby dell'imprenditore che vuole realizzarlo quel centro commerciale. Il decisore ascolta tutti gli interessi in gioco e poi si assume la responsabilità di soddisfare un interesse anziché un altro interesse. In Italia l'attività di lobbying è vista male, no? Cioè si pensa, diciamo, a faccendieri che entrano di nascosto nei palazzi. Il problema italiano è uno e uno solo, è il fatto che noi non abbiamo delle norme che rendono trasparente l'attività dei lobbisti. La commissione parlamentare fa venire in Parlamento, appunto durante i lavori della Commissione, i portatori di interesse. Ma come vengono scelti questi portatori di interesse? Questo è oscuro. È tutto rimesso alla pura discrezionalità dell'organo politico, che quindi chiaramente decide di ascoltare quelli che sono i loro amici. Per cui posso decidere, io commissione parlamentare, di ascoltare soltanto determinati rappresentanti di determinate multinazionali e magari non ascoltare i consumatori. È una scelta discrezionale incontestabile. Negli altri paesi basta un click per scoprire che un decisore pubblico ha incontrato un certo lobbista. In Italia non c'è nulla di tutto questo. Se lei vuole scoprire quali lobbisti hanno incontrato il ministro X, non lo scoprirà mai. C'è un solo membro del governo Renzi, un solo membro, che ha deciso autonomamente di rendere pubblici gli incontri che ha con i lobbisti. Il vice ministro alle infrastrutture, Riccardo Nencini, sul proprio sito, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, se lei vede la scheda con la sua biografia, troverà un link Incontri con i lobbisti. Clicca sopra e settimanalmente vengono pubblicati tutti gli incontri che il vice ministro ha con i lobbisti. Sappiamo chi sono, nome e cognome, quali interessi rappresentano, sappiamo quanto tempo sono stati insieme al vice ministro e sappiamo anche se hanno consegnato delle carte, dei documenti, delle proposte normative. È tutto pubblico. Quello che il vice ministro Nencini ha fatto, lo ha fatto senza bisogno di nessuna legge. Se lo è imposto da solo per una questione di trasparenza. Domani mattina tutti i ministri potrebbero fare la stessa identica cosa senza bisogno di nessuna legge. Perché è così urgente la regolamentazione del fenomeno lobbistico? Lei apre i giornali e tutti i giorni troverà scritto che è colpa delle lobby dei farmacisti se certe cose non vengono fatte, è colpa delle lobby dei notai, è colpa della lobby dei tassisti. Purtroppo le lobby mi impediscono di fare certe cose. Se noi avessimo una regolamentazione delle lobby, gli alterini verrebbero meno. Cioè si scoprirebbe che il lobbista X ha incontrato il decisore pubblico Y e che il decisore pubblico ha deciso di assecondarlo. La politica sarebbe costretta a decidere e assumersi la responsabilità delle proprie decisioni pubblicamente. I politici sono succubi, anzi fin troppo succubi delle lobby. Attualmente. Purtroppo sì. La campagna elettorale costa. Chi la paga? Prima la pagava lo Stato, adesso chi la paga? La pagano i lobbisti. Questo è. Sapremo mai quali sono i lobbisti che hanno pagato la campagna elettorale di un politico? No, perché la legge non lo impone.